la solennità del Corpus Domini ci impegna in un modo del tutto singolare nel meditare questo grande mistero della fede. Gesù è presente in mezzo a noi con l'Eucaristia per accompagnarci nel cammino della vita terrena. Le parole «questo è il mio corpo» non consentono devianze ermeneutiche, significano esattamente «questo sono io che mi dono senza riserve a voi». L'Eucaristia è presenza certa che agisce, rigenera. Con la solennità della Santissima Trinità abbiamo potuto contemplare il mistero di amore che è Dio. Paradossalmente, scopriamo sempre più un Dio che di sé ha voluto spogliarsi ed espropriarsi per donarsi a noi, piccole sue creature. Questa logica di Dio impressiona. Ha voluto darsi, lasciando spazio di sé, affinché l'uomo esista e viva. In Gesù Dio ha manifestato la sua donazione. L'Eucaristia è sorgente di vita donata. Corpo e sangue sono presenza tangibile della logica dell'amore. Chi pretende di comprendere con la testa o di controllare con il ragionamento perde di vista il senso profondo dell'essere corpo di Cristo, che è appunto la spogliazione dalla pretesa di possedere, la stessa disponibilità a perdersi perché l'altro abbia vita e l'autentica vocazione eucaristica che rende saldo il rapporto tra le persone. Parlare dell'Eucaristia non è per nulla semplice. Chi la ama, ama secondo verità, Dio, se stesso e i fratelli. Chi la riceve con fede, conforma il suo essere all'essere di Cristo e trasforma se stesso nel mistero ricevuto. L'uomo si divinizza, Dio si umanizza. Il Signore dona il suo corpo, ci rende il suo corpo, ci offre il dono di una comunione con Lui e in Lui. Tanto il credente quanto lo scettico ricevono in e sotto le specie eucaristiche Gesù Cristo. L'Eucaristia è celebrazione della presenza di Gesù, è sacramento della fede, è memoriale di Cristo crocifisso e risorto, è rendimento di grazie al Padre, comunione con Cristo, è opera dello Spirito Santo, è fonte di grazia. Si ripete ormai con frequenza la bella espressione di Delubac: l'Eucaristia fa la Chiesa, forma la Chiesa come popolo di Dio, corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo. L'Epifania della Chiesa attinge direttamente dal mistero eucaristico, che poi è esso stesso evento trinitario. Per comprenderlo è sufficiente osservare la struttura classica delle anafore liturgiche. La partecipazione, coenonia, al corpo e al sangue di Gesù introduce nella comunione, con Lui e fra di noi. L'Eucaristia è fonte, centro e culmine di tutta la vita cristiana. Nella carne e sangue del Signore si rinnova l'intera fraternità del corpo. Partecipare al corpo e al sangue di Cristo non tende ad altro che a trasformarci in quel che riceviamo. Voglio stare nel tuo intimo, farmi respiro, pensiero di te, tua vita. Dio nell'uomo, vita immensa in una piccola vita. Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? La capacità di spezzare la vita, di condividerla, di vivere la comunione, è il distintivo del cristiano. Da questo vi riconosceranno. Buona solennità del Corpus Domini.